Pensi che l'insegnante sappia che sono in ritardo? Che mi sono persa? Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già la colina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole? Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì! Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è al rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok, adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vede? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina che sono proprio qui. Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista. Visto cosa, Betty? Sofia, ho portato i nostri dolcetti preferiti. Essere la tua compagna di banco ha dei vantaggi. Devo togliere le mie cose. Spero che oggi non sia troppo noioso. Mi serve qualcosina di zuccherato. Grazie, amica. Questi involucri sono difficili da aprire. E dai! È come se ci fosse un lucchetto. E poi la Pangea si è spaccata. Sul serio? Ma non seguite alcuna regola? Oddio, fa come se niente fosse. Fa finta di ascoltare. Ma che cosa sta succedendo? Dolci, eh? Non può prendermelo. Giuro che mi si è fermato il cuore. Ma dov'ero? Gli adulti sono così ingiusti. Questo burro cacao assomiglia al mio dolcetto. Sono della stessa grandezza. Fammi vedere. Prima apri il burro cacao. Usa un cucchiaio per tirare fuori il prodotto. E una volta vuoto, mettici dentro il dolcetto. Nascosto perfettamente, no? Perché non ci ho pensato io? Wow! Ma è geniale! Oh, che buono! Hai salvato la giornata! Insomma, stavo dicendo... È l'ora della ricreazione! Ah! Oh, che ipocrita! Non importa che ti piacerebbe indossare, tutti hanno il loro paio di jeans preferiti. Sono così comodi. Beh, una volta. Ehi, ma si sono ristretti o cosa? No, Betty, sembra solo che tu sia cresciuta. Sì, grazie al fast food. No, non può essere. Vado a prendere la tuta. Vorrei qualcosa di salato adesso. Sono abbastanza sicura di avere delle patatine. Gnam! Non vedo l'ora di... Non volevi dimagrire?
Pensi che Bella sentirà l'odore dell'hamburger? Non sembra esserci nessuno. Wow! Non ti avevo vista, Bella. La lattuga va bene. Ma questo è tutto. L'unico modo per perdere peso è tenere traccia dell'apporto calorico. Oh! Ma c'è una soluzione molto più semplice. Taglia a metà le porzioni. Questo è il film più spaventoso di sempre. Ehi, bastoncini di carote? Beh, sì. Ma che schifo. Non le mando giù di certo. Scusa, Bella, ma mi fanno schifo. Non riesco a staccare gli occhi dallo schermo. Sono già finite. Torno subito. Ho qualche secondo. E mi dovrebbe bastare per mangiare questi. Ma devo essere più subdola. Perché no? Con la lama taglia l'involucro delle salviettine in questo modo. Rimuovi la plastica e le salviettine. Quindi mettici dentro le caramelle. Betty vuole gli M&M's. Questo è il punto di svolta. Oh, quanto mi mancava il sapore dello zucchero. Cosa mi sono persa? Non molto. Presto, adesso che non guarda. Ha funzionato? Oh, questa lezione non finisce più. Finalmente una pausa. Tutti questi esami mi hanno fatto venire fame. E hai indovinato? La mia preziosa gomma. E che odore. Non fare troppo rumore. Piano. Ci sono quasi. Ancora un pochino. No! Ah? Gomma? La voglio! Proprio come temevo. Tenete, contenti? E per me? Devo fare una bella scorta. Ma ho un'idea! Togli la parte superiore dell'evidenziatore. E ora togli l'inchiostro. E ora mettici i dolcetti. È straordinario, no? E nessuno sospetterà di nulla. Visto? Silenziosa come la notte. Qui non c'è niente da vedere. Bella lezione oggi, non è vero? Ecco qui. Mago, tu aspetta. Allora aspetterò qui. Sono stato a tutte queste prime. Posso sentire la magia nell'aria. Scusa, non hai letto i cartelli? Ma non voglio buttarli via. Beh, pensa fuori dagli schemi. Oppure... dentro. Wow, è geniale! Prenderò uno di questi, grazie. Hai preso l'ultimo. Grazie mille. È ora? Quello è un libro? Certo, va col film. E sono un grande fan. Ecco qui. Ehi, niente cibo, eh? Stupide regole. Esatto. Non posso credere di essere finalmente qui. E mentre tutti gli occhi sono puntati sul film, posso godermi i miei snack. I maghi adorano lo zucchero. Quanto è buono! Non dirlo a me. Pensi che possa intrufolarli al cinema? È troppo grande per le mie tasche. Forse qui? No, non va bene. Vedi, è troppo lunga. Immagino che vedrò il film a stomaco vuoto. Aspetta,
Questo nastro è abbastanza forte, forse potrei... Eh sì! Metti il nastro sulla mano, poi un altro. Continua così lungo il braccio e continua anche sulla mano. Perfetto! Quindi adesso appiccicaci le tue caramelle preferite. Ottima scelta, Lana! Ruota il braccio in modo da poterne mettere una grande. C'è ancora spazio per qualcosa. Ancora una! Adesso avvolgi il braccio con la garza. Forse ti servirà aiuto. Continua ad andare fino alla mano. Potresti anche fare più strati per sicurezza. Adesso sì che va bene. Solo uno, per favore. Mi sembra che vai bene. Ciao! Oh, ma che ti è successo, povera? Au! Questo film dovrebbe farti stare meglio. Divertiti! È andato tutto liscio o cosa? La via è libera? Sì! Ma guarda quanta roba! E comincerò con questo. Buono, grazie! Ne ho abbastanza per tutti. Adesso non faccio più pena a nessuno. Buono! Sono così stanca. Buona giornata! Oh, queste stampelle sono fighissime! Oh no! Scusami tanto! Mi scusi? Devo correre! Oh, ma come faccio a nasconderli? Non ho abbastanza tasche, mannaggia! Non mi faranno mai entrare! Non c'è speranza, no? A meno che... mi ero dimenticato di queste! Alt! Hai cibo con te? Controlliamo! E questo? Mutande imbottite? Va bene. Contenta adesso? Mi hai beccato. Oh. E adesso che faccio? Ehi, ho trovato la soluzione! Prendi una ciotola media e riempila di dolcetti. E poi via sotto i vestiti. Alt! Vediamo se nascondi qualcosa. Niente? Grazie! Wow! Quello non passa inosservato, no? Ce l'ho fatta! Lieto fine, direi! Ah? Oh mio Dio! Wow! Andiamo! Ma ciao! Volete dolcetti? La migliore serata della mia vita. Dunque, cosa renderebbe la lezione migliore? Ehi, ne vuoi? Il prof non se ne accorgerà nemmeno. Ma quanto chiacchiera! Scusate? Sta arrivando! Fa finta di niente! Ehi, prof! Per favore, non i miei dolcetti! Che rompiscatole! Tranquilla! Sofia! Non voglio rischiarmela! Sofia! Sul serio, non mi voglio mettere nei guai! Beh, più per me allora! Devo concentrarmi! Aspetta un attimo! Ma perché non ci ho pensato prima? Ho avuto una grande idea! Prendi un portapenne come questo e disegna un cerchio. Ora bisogna ritagliarlo. Metti della colla a caldo al centro del cerchio. A zigzag è meglio! Poi attaccaci le matite con la punta all'insù. Perfetto! E ora il portapenne!
Una volta che le caramelle sono dentro, puoi nascondere tutto con le matite. Ecco! Vuoi prenderne una? La blu è la mia preferita! Copri tutto prima che il prof se ne accorga! Siamo proprio furbe! E ora il secondo round! Ferma lì! Devo controllarla, signorina. Non serve, sono pulita, vedi? È al contrario. Wow! Sì, è impressionante, lo so. Grazie. Non farai la spia, giusto? Oh, che imbarazzo! Ci vuole qualcosa di dolce adesso. Ah, quanto sono furba! Oh, che bella mattinata! Ma prima le cose importanti! Cos'è questo schifo? Ma è un cotton fioc usato! Ma che schifo, ma quanti sono? È la casa degli orrori! Non ci crederai! Scusa, non ti sento! Non ci credo, bleh! Coinquilini, che fatica! Ma questo è burro d'arachidi! Oh, ora me la paga! Posso usare questi! O forse dovrei esagerare un po'! Col dito, sì! Ehi, ho le orecchie proprio tappate! Forse è un tappo di cerume! Preso! Quanto cerume, eh? Tieni! No, grazie! Mmm, cremoso! Come una caramella! Oh, sto per sentirmi male! Così impara! Alt, niente cibo qui! Sulle braccia? Cavolo! Sei a posto, vai! Braccia su! Oh no, niente cibo! Mi beccherà di certo! Oh! Cavolo! Non posso buttarlo via! Oh! I suoi capelli! Si somigliano, no? Forza, pensa, pensa! Ma certo! Treccine verdi, arrivo! Tutto a posto, vai! Io? Eccomi! Se hai del cibo lo trovo subito, sai? Relax! Sì? Non vengo per mangiare, ma tu mi fai entrare! Sono qui per lo sballo, non per fare danno! Sento ciò che dici, ma siamo tra amici! Wow, ma sei un grande! L'hai detto io! Ah, grandissimo, entra! Ehi, bei capelli! Vero? E non li hai assaggiati? Wow! Accomodati! Posso? Ah, adoro i verdi! Buongiorno, mondo! Teniamo a bada questo alito mattutino! Non è ancora pronta! Si è già lavata i denti per bene! Entro! Cosa c'è di più pauroso di un ragno? Un ragno in testa, certo! Ma è un... Ah! Vattene! Che schifo! Oh. Che giornata! Ecco il mio programma preferito! Siamo un po' troppo festose qui! Arrivederci! Ah! Ah! Ragno?
Ragno di plastica? Luna, dove sei? È stato fin troppo facile. Ah, voglio la rivincita. Mi serve questo, questo e tantissimi di questi. È il momento di sistemare la scena. In posizione, ragazzi. Sta arrivando. Che faccio? È il momento di divertirci un po' con i ragni. Ma non c'è. Vabbè. Ha lasciato tutto il cibo. Sembra ora di pranzo. Questi mi spaventerebbero. Che succede? È un serpente quello! Niente di peggio di un serpente! Ti piace, Luna? È stato fin troppo facile! Salvata dalla campanella! E adesso mangiamo! Dov'è il mio pranzo? E adesso che mangio? Quella sembra così buona! Niente snack gustosi per me. Ehi, ne vuoi? Sei la migliore. Almeno io ho un panino. Adoro il tacchino. Anche io. Facciamo a metà. Oh, che buono. Sì, prendilo. Ti devo un favore. Cos'è rimasto qui? Ha un dolce! Quale dolce? Prenderà anche quello. Ma è gesso! Torno subito! Ti piace lo zucchero a velo? O forse qualcosa che gli somiglia? Ah! Che profumo incredibile! Non devi neanche chiedere! È tutto tuo! E c'è tanto zucchero! Credo di essere allergica. Quasi. Che c'è che non va con questo coso? È aspro. Sorridi. Diventerà virale. Che cavolo è questa spazzatura? Chi ha lasciato le bucce sul bancone? Aspetta un attimo, sono anche per terra. Le tracce portano tutte qui. Perché anche sullo scaffale? Che buona questa anguria! Ah, sono piena! Hai mangiato tipo 5 angurie! Perché hai fatto tutto questo casino? Non ci credo! Ah, come fa ad essere così disordinata? Direi che inizio a pulire! Ups, ho dato una botta a questo flaconcino! Colorante alimentare rosso. Oh, ho un'idea fantastica! Ok, ne metto un po' sull'anguria. E poi ci passo bene il pennello. Come si sparge bene, sembra vero, eh? Ok, mettiamo in pratica il piano. Ehi, ti ho portato il resto dell'anguria se vuoi finirtela. Oh, grande, grazie mille! Ah, sì, ha funzionato! Perché ridi? Aspetta, perché sono tutta rossa? Anche in bocca! Così la prossima volta ti ricordi di sistemare. Buono! Oh, guarda, ti mangi un'insalata super sana! Sono fiera di te! Oh, ma è passato un tornado in cucina? Non hai pulito i piatti? Oh, uffa, va bene, lo faccio ora! Cosa non si fa per mangiare in pace? Cosa mi ricorda questa? Spugnosa e morbida. Proprio come quella torta lì. So esattamente cosa fare. Ti piacciono le torte? Iniziamo con del colorante alimentare. Mescola nell'acqua finché non diventa verde scuro. Fai lo stesso col giallo. E ora li mettiamo nella torta col pennello. Un lato sarà giallo acceso. Passa bene il pennello per un effetto ottimale. Facciamo l'altro lato, ma stavolta lo facciamo verde. Ti sembra già familiare? Uno dei miei lavori più belli. Sta arrivando!
Ehi, perché i piatti sono ancora sporchi? Sei stata qui seduta tutto il tempo? Ah, buone le spugne! Oddio, non me lo aspettavo! Non ti piacciono? È tutto ok, mamma, è solo una torta colorata. Guarda! Ti piace fare gli scherzi, eh? Non so resistere! Sponge cake! È il momento di farsi i capelli. Che cavolo c'è sopra il mio asciugacapelli? Oh, non ci posso credere! Ok, è il momento di fare qualcosa. Entro in modalità detective. Nulla sfugge al mio lato Sherlock. Ok, iniziamo dai dati più evidenti. I sospettati sono pochi. Vediamo di chi sono le impronte. Aha! Ok, ecco. Ora cosa dovrei fare? Oh, farina! Proprio di questa avevo bisogno. La verserò dentro all'asciugacapelli. Sarà scioccata! Ok, dovrebbe bastare. Ups, devo spegnere la luce. Ok, così impara la lezione. Mi nascondo nella vasca così vedo che succede. Sarà divertentissimo! Ok, ora mi asciugo i capelli. Ah! Ma che diamine! Che succede? Cos'è questa cosa? Ah, sei tutta sporca! Te lo sei meritato! Questo è lo scherzo più bello che io abbia mai fatto! Sì, sì, certo, che divertimento! Quel dolce era ottimo! Ma quanti piatti da lavare! La maggior parte sono tuoi! Io li ho fatti ieri! No, no, tocca a te! Ce li giochiamo? Ha! Forbici batte carta! Non è giusto! Non ho voglia di farli! È bella se la cava così, eh? Non credo proprio. Adesso le faccio uno scherzo. Pronti? Bella! Mi si è incastrata la mano! Tira, tira! Ma non si muove e fa malissimo! L'olio, l'olio! Ottima idea, sì! Versalo dentro. Così? Ma... hai appena tirato fuori la mano! C'ero anche cascata! Ciao nonna, come stai? Sei sporca in faccia! Nonna, mi sono solo truccata! E i tuoi jeans? Devo cucirli! Stai ferma! No, nonna, no! Sono fatti così! Voi ragazzi e le mode. Sì, lo so. Ehi, questo dovrebbe placare la nonna. Usa questo stampo per fare un cerchio. Poi usa della colla colorata per renderlo uniforme. Una volta che è dappertutto, lascialo asciugare e diventerà così. Pronti? Sofia, che cos'hanno le tue orecchie? Il dilatatore! Vedi? I piercing vanno un sacco di moda! Dai, scherzavo! Scommetto che sei sollevata! Questo gioco ti piacerà, vedi? Oh mio Dio, non ci credo che abbia viaggiato così tanto solo per incontrarla! Stai piangendo! Perché? Non è triste! Non ti ho mai vista reagire così davanti a un film! Sì, è vero, gli ormoni mi rendono emotiva! Ah, perché non riesco ad aprirlo? Lo faccio con i denti. Non funziona! Oh mio Dio, ora vuoi piangere anche per questo? Sei così carina e ridicola! Mi metto lo smalto finché ci arrivo! Oh no, sono in ritardo! Già, non riesco più! Stai piangendo perché non riesci a metterti lo smalto! Ho sempre fame! Ho
Aspetta, non è questo quello che voglio mangiare. Ho bisogno di cetriolini e panna. Perché non mettere la panna anche sul salame, no? Oh sì, è buonissimo! Ma ora devo mangiare anche dei cetriolini. Non male. E questa cipolla? Aspetta un momento. Ho la cioccolata e le codette. Metto la cipolla nello spiedino. La immergo nella cioccolata. Prossimo passo, codette. Ecco qua, com'è venuta bella! E ora vendetta! Ehi, ti ho preso questo dolcetto! Oh wow, grazie mille! Che odorino! Ah, oh mio Dio! Che schifo! Ah, ci sei cascata di brutto! Sembra che ora sia lei quella che piange! Cipolla e cioccolata, combo perfetta!